Pace del Signore e una buona giornata a tutti. Dopo questo video, se il Signore vorrà, condividerò un cantico e poi farò una piccola pausa. Voglio dedicarmi un po' di più alla preghiera e alla comunione col Signore. Questa mattina mi sono svegliato con questo messaggio nel cuore che volevo condividere con voi. La religione in vari aspetti, in varie religioni cristiane, così chiamate, anche in quelle evangeliche. In molti aspetti ti dicono, e in molte cose ti dicono, su cosa fare, come fare, a chi ti devi rivolgere. Come se per certi versi noi abbiamo bisogno di innalzare qualcuno o qualcosa. Non è così, fratelli e sorelle, non è così. Noi amiamo le persone, ma condanniamo le eresie. Il figliuolo di Dio, che è guidato dallo Spirito, va sempre a vedere se ciò che è dettato dallo Spirito è conforme alla parola di Dio. Se lo Spirito ti dice che dobbiamo essere umili, bisogna essere umili, lo dice la parola. Se ti dice che dobbiamo essere sottomessi, dobbiamo essere sottomessi. Ubbidienti, bisogna essere ubbidienti. Amorevoli, bisogna essere amorevoli. È tutto conforme alla parola di Dio. La parola di Dio ci dice di condannare le eresie, amen, e questo è vero, ma ci dice di amare le persone, perché Dio è potente a salvare anche nell'ultimo alito di vita. Noi dobbiamo avere amore per i perduti, non condanna per i perduti. Come dico sempre, io non sono un maestro, ma ciò che il Signore mi mette nel cuore è giusto che lo condivida con chi ha a cuore le cose del Signore. Un grande religioso del tempo, e questo lo dice la Scrittura, perseguitava la Chiesa, fino a tal punto di vedere il martirio di Stefano. E lui prendeva gioia in queste cose perché era religioso, si credeva giusto nella sua religione, come succede oggi in molte religioni che il Signore condanna. Ricordiamoci sempre che il cristiano non si macchierà mai del sangue, mai, e se lo ha fatto erroneamente troverà sempre una città rifugio dove rifugiarsi, e questo è il nome santo e glorioso di Gesù. Come dicevo prima, questo religioso prendeva gioia nel vedere la persecuzione della Chiesa, finché un giorno il Signore con potenza gli aprì gli occhi della fede. Gli occhi della fede gli hanno cambiato la vita, diventò uno strumento potente nelle mani di Dio, perché non vedeva e poi credeva, ma credeva e poi vedeva. La fede è questa, la fede non è religione, la fede è certezza di cose che si sperano. Io per fede credo e dopo vedo perché il Signore me lo fa realizzare. Perché questa è la vera fede. Quando pregavo per mia moglie, che pregavo per mia moglie perché mia moglie, venendo da un'altra cultura, da un'altra religione, andavamo in due ambienti diversi. Io ero da poco convertito, cercavo il Signore con tutto il cuore e lo adoravo e lo lodavo in spirito e verità. Mi era aperto il cuore, mi era aperto il Signore. Il Signore prima toccò la mia coscienza e mi mise il suo timore nel cuore. Ci è voluto un gran terremoto per muovere la mia coscienza, pur essendo cresciuto in una famiglia in cui la parola la conoscono. E per tre generazioni, siamo stati in una delle maggiori denominazioni evangeliche italiane.
Ma non è di questo che voglio parlare. Il vero credente profuma di Cristo e non si attacca all'etichetta e neanche alla denominazione, tantomeno alla religione. Tornando al discorso di prima, il mio cuore era aperto davanti a Dio e la mia richiesta era: Signore, perché sono qua ad adorarti a te, davanti a te in spirito e verità, mentre mia moglie è di là davanti alle statue che non hanno vita, non hanno respiro, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno mani e non toccano, dice la parola. Una sera di martedì tornai a casa, avevo creduto e i miei occhi hanno visto che mia moglie mi ha detto: Alfio, rimani di più con me. E il sabato sera verrò con te alla riunione dei giovani. Io avevo a cuore di stare con i fratelli, eravamo tutti giovani nella fede, come lo sono ancora oggi, perché non sono manco 10 anni che mi sono convertito al Signore. Nonostante cadute, il Signore mi ha sempre rialzato, perché mi ama, mi ha dato la sua vita per me e per ognuno di noi. Quella sera stessa di sabato mi trovai a un bivio e dicevo: Signore, ma tu hai preparato la strada per portare mia moglie alla riunione dei giovani, e adesso mi trovo qua a un bivio se accompagnare i miei genitori alla stazione per ritornare in Sicilia o se portare mia moglie alla riunione dei giovani. Il Signore mi aveva messo in cuore: io ti ho esaudito, ho ascoltato la tua preghiera, tua moglie verrà con te alla riunione. Ed è questo che ho fatto. Quella sera stessa lì il Signore mi battezzò di Spirito Santo e io neanche sapevo che cosa volesse dire ricevere la piena unzione dello Spirito Santo, la coppa traboccante. Mia moglie, che non sapeva niente di tutto ciò, si prese di timore, come anch'io all'inizio mi ero preso di timore, perché non sapevo che cosa fosse. Ne avevo sentito parlare, ma non sapevo che cosa fosse. E ricevere potenza, quella che alla carne è impossibile. Tutti quelli che si vantano: vedete, qua ci sono delle tavole di pietra, mostratevi, prostratevi alle tavole di pietra. Il Signore ha detto: io toglierò da voi il cuore di pietra e vi scriverò la mia parola nei cuori di carne. Sarete guidati di potenza dallo Spirito Santo e vi guiderà in tutta la verità, che è la parola di Dio, Gesù, la via, la verità e la vita. Fino a ieri sera ho creduto. Ieri il mio spirito era contrito davanti al Signore, stanco e umiliato. Ed ieri sera la mia fede, la fede nella sua parola, mi ha portato a credere che anche nel cuore di una bimba di 5 anni, per fede, la sua preghiera è stata questa ieri sera: Signore, grazie per questo giorno, per la visita che abbiamo fatto, per il cibo che ci hai dato e per la salvezza. Una bimba di 5 anni, il Signore può fare anche questo, perché il Dio dei miracoli, colui che ancora oggi può salvare, guarire e liberare, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. A Dio sia tutta la gloria. Il Signore ci benedica. Pace e una buona giornata a tutti.